Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video riguardante tutti i prodotti finiti dell'ultimo periodo. Essendo tantissimi, guardo lì perché ce l'ho tutti esposti lì, iniziamo subito. Come prima cosa ho finito lo shampoo ravvivante ultra delicato alla camomilla di Schultz, senza SLS, SLS, parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio. Era la confezione piccolina che ho trovato in una vecchia My Beauty Box, contiene 50 ml di prodotto a un pao di 12 mesi. Qui c'è scritto che è per capelli chiari, ma io vi dico assolutamente che non fa nulla, nel senso che lo potete utilizzare anche su capelli scuri, non abbiate paura di utilizzare questo prodotto perché comunque non schiarisce tantissimo i capelli, soprattutto se come me li avete molto scuri, diciamo che il colore tenderà ad essere sempre lo stesso. Mi sono trovata davvero molto bene con questo prodotto, nonostante sia uno shampoo in gel e io abbia capelli abbastanza secchi. L'ho usato sia puro che diluito e devo dirvi che lava bene il capello e soprattutto li lascia puliti per 3-4 giorni. Ho terminato anche un contorno occhi, come vedete si è schiarito molto perché l'ho utilizzato tanto. Questo è il fluido occhi e labbra di Vine Cosmetics, è un prodotto 100% naturale a inci ottimo, la confezione contiene 15 ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi. Come vedete ha proprio il beccuccio molto carino e soprattutto molto pratico, si può applicare direttamente il prodotto sul contorno occhi o comunque sul contorno labbra. Ho privilegiato sempre utilizzarlo qui sul contorno occhi e come vedete è un prodotto molto liquido e questa cosa non mi è piaciuta assolutamente. In realtà proprio come contorno occhi non l'ho per niente adorato, perché in primis quando si applica tende sempre, vedete, a cadere molto prodotto e a sprecarsi. È proprio un fluido che sembra quasi acqua colorata, acqua bianca, e non nutre il contorno occhi. Secondo me è adatto per lo più a pelli non tanto secche quanto grasse, e su di me che ho già un contorno occhi molto secco e che comunque ha bisogno di idratazione, non è il prodotto adatto a me assolutamente. Ho fatto anche un bello sforzo a terminarlo e volevo cercare di smaltirlo il prima possibile. Te lo consiglio per lo più a chi ha un contorno occhi, come vi ripeto, con una pelle meno secca e più grassa, o comunque come contorno occhi leggero per l'estate. Il secondo shampoo di questo video, perché ero rimasta senza shampoo naturalmente e mi sono trovata alla Conad e ho comprato questo shampoo della Lia Naturaline della Conad. È infatti un prodotto certificato EcoCert, ha tutti gli ingredienti di origine naturale, non contiene parabeni, paraffina eccetera, ed è indicato soprattutto per capelli colorati. Ho scelto di provare questo shampoo perché mi ha attirato molto il fatto che sia al melograno e io adoro tantissimo la fragranza del melograno, e poi naturalmente è a base anche di carciofo, però non sapevo bene che effetto avrebbe fatto sui miei capelli. Mi sembra di averlo pagato 4,90 euro, la confezione contiene 200 ml di prodotto a un pao di 6 mesi. Ragazze, a me questo shampoo, oltre che per l'odore, mi è davvero piaciuto moltissimo, l'ho adorato. La confezione così grande mi è durata mi sembra un mese, e calcolate che io faccio lo shampoo 2 massimo 3 volte a settimana. Lava bene i capelli, mi piace soprattutto il fatto che non li renda pesanti, soprattutto io che ho una cute molto grassa e capelli molto secchi, ho notato che non li secca ancora di più, anzi il contrario, li nutre, e quando si vanno a risciacquare appunto dopo aver fatto lo shampoo non sono per nulla stoppacciosi. Diciamo che il packaging esterno non mi piace moltissimo perché c'è questa apertura, vedete, a scatto, poi premendo il prodotto esce. Magari avrei preferito più un packaging più normale, però comunque in questo modo posso dirvi che si spreca davvero molto meno prodotto. Ancora prodotti per capelli, stavolta abbiamo un balsamo. Avete visto forse in uno dei miei ultimi video, ve lo lascio linkato qui sopra, che da Lidl c'è stata una limited edition dei provenzali riguardo però la linea ai semi di lino.
vino e fra tutti i prodotti presenti nell'espositore ho trovato il balsamo erboristico ai semi di lino con aggiunta di pantenolo per capelli tinti e danneggiati. Sinceramente sono partita un po' prevenuta riguardante questo balsamo, sono sincera, perché essendo appunto a base di semi di lino ho pensato sicuramente io che ho capelli già secchi tenderà a seccarmeli ancora peggio. E invece no ragazzi, questo balsamo è molto nutriente, è molto buono, non ha dato per niente l'effetto secco, anzi al contrario mi è piaciuto tantissimo, forse non troppo l'odore, ma comunque applicato sulle lunghezze e sulle punte dà un ottimo effetto. Nonic, sto un po' cercando di smaltire tutti i prodotti soprattutto per il viso, infatti abbiamo qui il wash gel, ossia un gel per il viso lavante base di olio bio, avocado bio, aloe vera bio. Naturalmente come tutti i prodotti di Nonic è un prodotto 100% naturale biologico, made in Germany, non contiene parabeni, siliconi, PEG. La confezione contiene 100 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi ed è un prodotto vegano, ha questo dispenser dal quale naturalmente esce il prodotto che è in gel. Appena l'ho applicato la prima volta mi ha fatto subito un'ottima impressione. L'ho utilizzato sia come struccante, naturalmente per il viso, non per gli occhi, che come gel rinfrescante o come gel lavante per il viso. Come struccante viso mi è piaciuto molto perché comunque ho notato che anche il fondotinta, correttore, cipria, terra eccetera li elimina davvero molto bene, ma anche come proprio come gel lavante rinfrescante per il viso magari la mattina o se si vuole riequilibrare un po' la pelle è molto buono. Su pelle secca tende un pochettino a seccarla, nel senso che appena è applicato è sempre meglio mettere la propria crema di sopra. Preferita. La profumazione non mi è piaciuta tantissimo, è più fresca e basica, ma il prodotto sinceramente l'ho adorato anche perché l'ho utilizzato anche come struccante, quindi lo riacquisterei senza problemi. Fondotinta e vai! Finalmente ho terminato il mio fondotinta, cioè finalmente in parte, perché comunque mi dispiace anche averlo terminato perché è un prodotto che mi piace. Vabbè, comunque ho terminato il mio bio fondotinta idratante rivitalizzante in crema di Elan. Io ho la colorazione golden beige, la confezione vedete è molto bella con il tappo in oro e sembra proprio il packaging di una crema viso, perché comunque è così opaca e soprattutto in vetro pesa anche un pochettino. Me l'avete visto utilizzare davvero tantissime volte, ce l'ho proprio terminato fino in fondo perché comunque è un fondotinta che ho adorato soprattutto d'inverno. Io sono un tipo che utilizza pochissimo il fondotinta, cioè diciamo che lo metto soprattutto quando devo lavorare o comunque quando ho un'occasione speciale. Normalmente tutti i giorni io non utilizzo né BB cream né fondotinta perché comunque non ho grandi problemi di pelle. Comunque, a parte questo, devo dirvi che è un fondotinta fantastico. Ve lo consiglio soprattutto se avete la pelle secca. Se avete pelle grassa, secondo me non è il prodotto per voi. Ha comunque una copertura medio-alta, ma comunque è anche molto ricco di oli. Quindi vi consiglio di prenderlo solamente se appunto avete la pelle più secca, soprattutto nella zona T. Consiglio sempre di mettere su questo prodotto almeno un velo di cipria. In primis fissa il prodotto e seconda cosa non vi farà lucidare appunto durante il corso della giornata. La confezione è abbastanza pratica, si prende il prodotto con le mani e io vi consiglio di applicarlo né con la Beauty Blender né anche con un pennello. Si stende bene, sembra quasi una crema, quindi si stende bene con i polpastrelli delle dita. E questa cosa in parte mi piace, dall'altra non è che ami tantissimo applicare il fondotinta con le mani perché poi rimangono sempre un pochettino sporche, bisogna sempre lavarle. La durata è buona, devo dirvi che lo adoro e che mi è piaciuto tantissimo, è stata davvero una bellissima scoperta. Ultimo prodotto che ho terminato proprio ieri sono le salviettine struccanti di Shaka.
3 in 1, strucca, deterge, rivitalizza, che si possono trovare da OVS. La confezione è molto piccina, contengono infatti 10 salviette totalmente, hanno un PAO di 6 mesi, l'INCI è ottimo e secondo me, ragazzi, sono delle ottime salviette soprattutto per struccare il viso, non troppo per gli occhi. Sono ben imbevute, non fanno arrossare la pelle, struccano molto bene. Con questo, ragazzi, è tutto, vi mando un bacio grande. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, se vi siete trovati bene o meno, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!